Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi promossi e bocciati del mese di aprile. Sono in ritardo tremendo, è solo che, come sapete, non sono stata bene, poi ho girato per lavoro, eccetera. Quindi, insomma, purtroppo in questo periodo ho un po' di difficoltà a girare perché spesso non sono a casa o sono a casa non ho i prodotti con me, insomma, è un po' un disastro. Comunque ho provato tantissime cose e alcune invece le ho ritirate fuori e le apprezzo moltissimo, però ci saranno molti promossi, ma ahimè molti bocciati. Partiamo dai promossi. Due prodotti che comprai più di un anno fa, ma che ho iniziato a usare di recente, sono questi due: il Miracle Skin Cream, crema viso e contorno occhi. Allora, chi mi conosce, chi mi segue da tanto, saprà che gli dedicai un video forse boh 2 anni fa, e poi li ho messi lì. Perché li ho ritirati fuori? Perché sono il mio prodotto quando ho 30 secondi. Sono di base due anti-age con, se non sbaglio, ben 7 principi attivi, esatto, SPF 20, idratanti, ma che a contatto con la pelle sprigionano il pigmento microincapsulato e prendono colore. La cosa fa, sono tutti colore unico. La cosa che mi piace tantissimo è che, specie la crema, ad esempio, su di me è mezzo tono più scuro, ma anche mezzo tono più caldo. E quindi quando li metto non metto neanche la cipria e mi fa tipo quell'effetto non truccato, ma sano, leggermente come bronze. Mi fa impazzire, specialmente quando non ho tempo. Bellissimo, bellissimo l'effetto anche del contorno occhi, bellissimo. Poi sapete che soffro di disidrosi, purtroppo, quindi le mani non sono mai a posto. Da che ho scoperto questa crema mani di Alchemilla, Elisir di bellezza, che tra l'altro è 100 ml, sono rinata. Considerate che gli attivi principali sono aloe, avena, camelia, malva e altea, quindi altamente lenitivi, ristrutturanti e calmanti. Eccezionale. È una sorta di balsamo quasi, che una volta che va a rottura, sapete quando alla fine la crema si rompe, si spezza la texture e inizia l'assorbimento, si assorbe rapidamente, ma non troppo rapidamente. Riusciamo a lavorarla bene, ma una volta che si asciuga è asciutta. Prodotto eccezionale, ragazze, guardate come sono migliorate anche le secchezze nelle zone peggiori. Eccezionale. Di questo devo ringraziare voi perché me lo aveva segnalato una di voi di cui, ahimè, non ricordo il nome, ed è di Omia. Sapete che adesso nelle Conad, eccetera, si trova la nuova linea di viso di Omia. Io ho comprato solo una cosa per adesso, che è il detergente viso Eco Bio idratante equilibrante viso e occhi all'aloe vera. Ed è questo. Considerate che ce l'ho tipo da 15 giorni e questo è stato il consumo, perché io lo uso col Clinique Sonic e quindi mezzo pump ce ne ho più che a sufficienza. Ma è eccezionale. Io lo uso come detergente, non come struccante, perché come struccante io uso la micellare o la micellare e poi uso la fase detergente a risciacquo. Mi lascia la pelle morbida, lenita, chiara, fresca, non tira, non si asciuga in modo esagerato e non altera il film idrolipidico. Eccezionale, veramente un ottimo detergente. Poi, altro prodotto di Alchemilla, no, non è sponsorizzato, sono gli addolcilabbra. Io non li conoscevo, me ne avevo sentito parlare tantissimo. Finalmente ho preso il mio primo, che è mandorlatte. Come vedete è vuoto, cioè questo è quello che ne rimane. Vuoto. E vabbè, io adoro l'orzata, adoro la mandorla, quindi è stupendo. Adesso mi voglio buttare su cocco e successivamente su torta di mele. È un prodotto veramente che finalmente è uno di quei pochi prodotti che trovo trattanti e non solo mantenitivi per le labbra. Poi ho tanti 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 promossi. Poi, acquistone del secolo è la matita occhi di Dolce & Gabbana della linea The Eyeliner numero 20. Ne vado pazza. Guardate che roba, è un giallo limone dalla mina morbida che nella rima interna dà quel guizzo in più ai look. Mi piace tantissimo, sono felicissima di averlo trovato. Poi sono andata diverse volte a Milano questo mese per lavoro e ho comprato l'incomprabile. Ogni volta uscivo col sacchetto pieno. Purtroppo alcune cose non mi sono piaciute, altre invece molto, e per adesso vi mostro quelle che ho testato meglio. Allora, innanzitutto sono impazzita per le micro brow pencil, quindi le matite a micromina, che di qua hanno lo sfumino, mi ricordano tantissimo le Nabla, tantissimo l'Anastasia Beverly Hills. Con queste sono reperibili facilmente per chi ha il negozio, se no reperibili per niente. Ma il fatto qual è? Io volevo la numero 3, che se non sbaglio si chiama Soft Brow, un nome del genere. Nera sold out, e quindi ho comprato Taupe, che è la 1, e Chocolate, che è la terza, ma più calda. Le uso insieme,
mi fanno impazzire. Insieme sono il mio colore perfetto anche con le sfumature un pochettino più calde. Ottima tenuta. Io amo le micromena, c'è poco da fare. De io che devo ricostruire l'arco riesco ad avere una precisione che con la mena normale non ho. Poi, sempre di NYX, rossetto natural dei matte, cioè è il ma nude malva per eccellenza. Stupendo! Io già la prima volta che ho andata l'avevo trovato sold out. Finalmente sono riuscita a beccarlo. Stupendo, mi piace tantissimo. Volevo prendere anche Aria, ma tante di voi me l'hanno sconsigliato dicendomi che sulle labbra alla fine è poco uniforme e quindi ho lasciato perdere. Poi, sempre di NYX, rivelazione del secolo, sono, se non sbaglio, si chiamano Prismatic, questi ombretti a effetto prisma, che trovate anche in refill a 1 euro in meno, solo che ho scoperto le palette di NYX, quelle vuote da riempire, non sono magnetiche ma sono a incastro. Quindi ho detto, metti che poi non compro altro, cosa ci metto dentro, eccetera, quindi ho comprato le confezioni, che tra l'altro hanno il fiocchettino, sono bellissime. Ne ho comprati 4, ma i due che ho usato davvero e che li vedete anche in una foto Instagram che ho pubblicato qualche giorno fa, sono Mermaid e Fireball. Scrivenza, mamma mia. Sembrano metallo fuso. Sono super sfaccettati, super riflessati, alcuni tipo Mermaid anche quasi duochrome. Perché ha una base verde acqua teal con questo riflesso verde acido, ma guardate la saturazione. E io uso tutta la palpebra angolo interno, trucco stupendo. E come base mi fa impazzire il Jumbo Eye Pencil nel colore Rust, che sta benissimo come base, è il vero color ruggine, no? Oh, l'ho toccato col verde. Comunque, da solo io lo so, il matitone di solito viene acquistato per chi ha bisogno di un trucco rapido e veloce, con la differenza che a me non piace strutturare il trucco solo con i matitoni. Quindi io tendenzialmente se li acquisto li uso come base o comunque li integro con le polveri. E come base ha un'ottima durata e mi rende molto più sfaccettati gli ombretti, specialmente in questa categoria colore. Finito NYX, vi parlo di un prodotto che devo dirvi un quid, però mi fa impazzire. Make Up For Ever è uscito con le nuove Acqua Eye Pencil XL, quindi queste matite waterproof che ci sono sia dal finish matte come questa, sia dal finish metallizzato. Io ne volevo due, la lilla e la verde acqua matte. Costando ben 25 euro l'una, ho detto ok, inizio con una e ho comprato la lilla che è la numero M92. La vedete anche nella rima interna. Durata doppio wow per la durata, difficilissimo trovare una matita lilla, quindi sono molto felice. Unico difetto, se glielo devo trovare, è che la indosso ad esempio nella rima interna, da vicino si vede che è lilla, ma da lontano sembra quasi bianca. Ecco, questo è l'unico difetto. Speravo si notasse un pochettino di più la percentuale lilla, ma la performance è eccellente. Io di solito queste cose le compro quando ho il 20 da Sephora. E infatti nello stesso ordine ho comprato un prodotto che mi sta facendo impazzire, che è della Summer 2016 di Urban Decay e sto parlando del Beach Bronzer. È uscito in due colori, uno che è un po' troppo rosato per i miei gusti e questo che è bronzed, che invece mi piace tantissimo. Packaging secondo me è molto bello, fatto in questo modo, 24 mesi di durata, completamente opaco con specchio, è una polvere setosissima e il colore si fonde con la pelle, è burrosa, mi ricorda tantissimo la mia amatissima terra di Smashbox che però è out of stock. Stupendo, prodotto veramente gradito. Ho comprato anche la palette Reloaded, ma non l'ho messa nei bocciati, ma non la metterei neanche nei promossi. Quindi credo di farmi una review a parte su questo prodotto perché ci sono delle cose che vi vorrei dire. Procediamo con due acquistini MAC super promossi. Uno è l'ombretto in limited edition Bird Eye View, che in realtà mi è stato regalato. Cioè, vogliamo parlare di questo ombretto? È nella categoria Satin ed è una sorta di fragola satinato, appunto, che swatchato col dito sembra che non scriva. In realtà poi prelevato col pennello è fantastico. Mi fa impazzire, è bellissimo. L'unica cosa che mi dispiace è che non era venduto in refill e quando sono in confezione mono, tendo poi a usarli un po' meno. E grazie a una di voi, che me l'ha fatto scoprire, il MAC 109, pennello del secolo, contouring. Il contouring è on point con questo, è perfetto, bellissimo, setola morbida, non perde peli. Unico difetto dei pennelli MAC, il prezzo. Poi, altro promosso è una combo di prodotti. Voi sapete che io adoro i rossetti Alchemilla, ve l'ho sempre detto, ormai ne ho accumulati tanti, ma ho recentemente scoperto Amaranto,
che è il numero 11, è un fucsia doppio wow con una punta di rosso e una punta di corallo. Tutte le volte che lo indosso mi chiedono che rossetto ho. Tra l'altro tinge leggermente le labbra, dura tantissimo, non sbava, non esce, eccetera. E mi piace moltissimo abbinato alla matita Amaranth di Neve Cosmetics, che è leggermente diverso, ma è volutamente diverso, perché io riempio le labbra, fa questo effetto degradé con contorno un po' più freddo e scuro che via via va in più caldo, ma mi fa impazzire. Abbinata che mi fa letteralmente impazzire. Io tendo ad apprezzare un pochettino meno il contorno e la matita perfettamente identici, almeno in questo periodo. Mi ha mandato Relash, che sapete hanno inviato a tante persone, il siero per la crescita e la fortificazione delle ciglia e il siero contorno occhi. Su quello per le ciglia non mi voglio ancora esprimere perché ce l'ho da troppo poco tempo, mentre mi esprimo a gran voce sull'Advanced Eye Renewal Serum. Allora, 6 mesi di durata, 15 ml contagocce. Inizialmente non lo apprezzavo. È da indossare la, è da mettere la sera e convinta bastasse su lui, avevo come la percezione di poca idratazione, di secchezza, eccetera. Quando ho capito che essendo un siero mi dovevo comportare così come un siero viso, ho iniziato ad applicarlo e ad applicarci sopra il mio contorno occhi. Io vi garantisco che il mio contorno occhi sta cambiando da così a così. Tutte le lineette di stanchezza, di disidratazione si stanno aprendo, il contorno occhi è più tonico, più sodo, più bello, più luminoso, non mi lavora sull'occhiaia, almeno su di me, ma per quanto riguarda turgore, idratazione e definizione è un prodotto che mi piace tantissimo. È un siero lattiginoso, lattiginoso col contagocce, che credo sarà infinito perché lo uso da 20 giorni e sembra che non si sia neanche scalfito, anche se non riesco a quantificare il contenuto. Ma questo è un prodotto che mi sento di consigliarvi. Sul siero ciglia io sono sempre poi molto scettica, quindi ve ne voglio parlare quando si sono sicura che faccia o non faccia qualcosa, almeno a me. Ultimi due promossi e poi passiamo ai bocciati. Mentre ero a Milano sono passata anche da Madina. Ho comprato diverse cose, alcune non mi piacciono, però non tanto da essere in questo video bocciati. Due cose sono stupende. Mi sono dedicata alla linea Prisma perché è anche la più famosa. Il primo prodotto di cui vi parlo è il Prisma All Over numero 3. La meraviglia delle meraviglie, uno dei più belli illuminanti che ho visto dal vivo. Guardate che roba. Appena sfiorato il dito. È luce pura ed è un gold, ma leggermente chiaro. Non è quel gold con troppo giallo all'interno. Bello nell'angolo interno, bellissimo nel viso, stemperato, diventa portabile. Tamponato o col pennello leggermente inumidito, olè, tripudio di luce. E sempre della linea Prisma ci sono anche blush e ombretti. In questo caso vi parlo di un ombretto che è il numero 22. E mi ha letteralmente rubato il cuore perché ha un colore particolarissimo. È un argento lilla malva metallico. Io vi dico solo, beccatevelo. Cioè, guardate che roba! Anche per le spose, per le cerimonie. Vedete, questo è metallico. Questo sembra bagnato. Non so se si nota in camera la differenza di texture. È bellissimo, mi piace da morire. Molto bene, terminati i promossi, andiamo ai bocciati che, ahimè, ce n'è parecchi. Primo bocciato, ed è un bocciato pure per rabbia, perché mi scoccia il fatto che l'ho desiderato come una pazza, cercato come una pazza, e poi era meglio che non lo cercassi proprio. Aspettate che li metto tutti insieme in modo che li vediamo. Ok. È il mio EOS. Dunque, balsamo labbra famosissimo. Ah, che bello, quanto è profumato, quanto è bello dare il bacino all'ovetto. Sì, ma non idrata niente, cioè. Ah, profumatissimo, questo mi sembra fosse fragole panna o boh, fragole vasta, ma che è? Cioè, ragazzi, non idrata niente di niente, come non metterlo? Molto profumato, molto divertente, ma 9 euro? 9 euro l'ho pagato in Rinascente? Con i miei 2,50 euro ne compro 5 di questi e sono a posto 6 mesi. No. Bocciato proprio, ma bocciato, oh mio Dio, sono le salviettine struccanti di Avril. Come sapete in questo video tendo a non inserire troppo bio perché poi voglio fare il video I Love Eco Bio a parte. Le cose proprio di cui volevo parlare subito le ho inserite, ma c'è tanto altro che vi vorrei mostrare, ma poi lo inserisco in quel video. Ma queste sono le salviettine non struccanti. Vi ho detto tutto. Neanche gli swatches. Neanche le vaghe prove. Neanche un accenno. Neanche un residuato di pigmento che mi cade sulla mano. Molto bene. Poi, due pigmenti che anche no.
sono di un brand che si chiama Bioteco, e mi interessava il fatto che avessero pigmenti definiti anche matte. Allora, questi sono due mini jar, uno è Apple Shimmer e uno è Just Peachy. La cosa che mi disturba profondamente è che gli ombretti sul sito definiti matte con una leggera luminosità sono completamente shimmer, è già lì, ok. Poi, se io prendo un pigmento, ragazze, e vedo un bellissimo verde acido, poi io pretendo che sia verde acido, mi sembra una richiesta più che consona. Mentre, anche se io ne metto 2 kg che ora vi faccio vedere, questo è residuo. Cioè è praticamente argento con un vago accenno di verde. E in più hanno, sapete quel trito molto spesso dove sento la particella quando non è ben tritato? Ecco, andiamo a Just Peachy. Prendo un bel pesca dorato e chiaro, dico wow, doppio wow questo colore. Sì, ve lo metto di fianco, anche perché non distinguerete, non li distinguerete. E questo è Just Peachy. Se riuscite a vederlo e sfido io, cioè... Ditemi voi la differenziazione di colore. Meno male che non sono già intere perché. Ok, molto bene. Poi proseguiamo con il flop dei flop. Meno male che costa poco, ma mi rode sempre quando ho speso dei soldi. E sto parlando dell'eyebrow gel di Essence. Avevo grandi aspettative sulle pomade sopracciglia di Essence. Memore degli eyeliner e dei loro prodotti in pot riusciti. Molto bene, questo è lo 01 Brown. Ragazze, io vi giuro, guardate quanto l'ho usato, praticamente niente, perché non riesco. Cioè, ho visto che piace, e mi chiedo come, ma comunque a chi ha delle sopracciglia già folte, ma io che devo ridisegnarle, non aderisce alla pelle il prodotto. Mi rimane la riga del contorno, vuoto il colore, cerco di sfumarlo, di farlo aderire, e continua a depositarsi il prodotto sulla linea di demarcazione, non nel centro. È orribile, cioè, e poi neanche 2 minuti dopo non c'è più neanche quel poco che si è riuscita a far aderire. Cioè, no, fine. Ho provato anche a usarlo come ombretto in crema, non mi funziona neanche così. Devo bocciare, questo mi è stato inviato, un rossetto di Liquid Flora, non tanto per la performance. Questa, ragazza, ve lo dico prima, è una bocciatura per gusto personale. Perché a me piace molto il concept dei prodotti Liquid Flora. Il problema è che questo rossetto, che è lo 06 Coral Soft, cioè io mi chiedo chi è che lo possa indossare. Ve lo faccio vedere. È un color tipo pesca di senteria biancastro che fa i denti cancrenici e tende tra l'altro a depositarsi in tutte le secchezze e i rilievi delle labbra, facendo un effetto no. Per me, per quanto mi riguarda, per la mia esperienza e per il mio gusto, è impromuovibile. Anche perché, ragazze, Liquid Flora è una categoria di make-up eco-bio non certo low cost, anzi, è una fascia prezzo piuttosto alta, subito sotto color caramel, per darvi un'idea. Poi, a malincuore perché ho un regalo, devo bocciare di Dr. Organic il Rose 8 Lip Serum. Avevo sentito parlare benissimo di questo siero protettivo anti-aging, idratante, volumizzante, con infuso di olio di rosa e vaniglia, eccetera. Il problema è che a me non fa assolutamente niente. Innanzitutto, nonostante sia in tubo, non è bureo ma è oleoso, quindi quando lo applicate diventa proprio come un olio sulle labbra. E a me personalmente purtroppo non idrata, non lenisce, non mi fa niente. E trovo anche un pochettino fastidiosa la texture del prodotto. Quindi, visto che costa sulle 8-9 euro, per me è no. Poi, altro bocciato che proprio ti prego è la Wonderful Cushion di Sephora. Meno male che almeno non ho comprato anche il blush. Ho comprato uno dei rossetti matte, che è un po' scomodo da mettere, non è una tinta, ma come rossetto matte ci sta anche. Ma l'illuminante non è un illuminante. Allora, innanzitutto è sbagliato il concept, perché abbiamo questa spugna. Noi premiamo, si riempie il prodotto, vedete, ok? E poi con la pressione e lo sfregamento lo tiro giù. Se lo faccio su una base, ciaone alla base. È come ripassare una spugnetta bagnata su un trucco cipriato, cioè non si può. Ma poi sfido chiunque, adesso io ne metto 1 chilo, sfido chiunque a vedere la luce. Cioè è l'illuminante invisibile, ha soltanto una leggerissima parvenza di luminosità che se lo mettete al di sotto del fondo, come è l'unica cosa possibile con questo applicatore, sparisce miracolosamente. Visto che sono 20 ml di prodotto e l'ho pagato più di 10 euro, vi prego, ditemi come potrei usarlo.
perché mi scoccia perché veramente, ragazza, beh, adesso tanto io mi strucco, beh, ho già anche l'illuminante, no? Però facendo questo movimento sulla pelle e tamponandolo, no? Sembra pure carino, ma è carino adesso perché ho sotto l'illuminante. Non pensate, l'ho già provato, no? Poi io inizio a farlo aderire in qualche modo e sparisce. Cioè, vi giuro che sparisce. Adesso, vabbè, sotto c'è quello di Mulac che è un illuminante stupendo, ma vi garantisco che innanzitutto torna fuori subito il rossore perché tende proprio il tipo di applicatore a mangiare il fondotinta e poi è proprio brutto, fine. Magari quest'estate, se non mi trucco con la pelle abbronzata, non lo so. Sarei stata utile, vi chiedo ancora scusa per la mia assenza di questo periodo. Vi mando un bacio grandissimo e al prossimo video che vi prometto sarà molto presto. Baci!